Buon pomeriggio a tutti, bentornati alle fiabe virali. Se voi non potete venire da noi, noi veniamo da voi direttamente. Benvenuti da Lucrezia e da Erika. Oggi vi raccontiamo una storia che si intitola La candelina di compleanno. Sharon compiva 6 anni. Aveva ricevuto in regalo una sciarpa rossa, una bambola, un paio di pattini a rotelle e una grossa torta con 6 candeline. La torta era bellissima, con tutta la decorazione di glassa. La mamma accese le candeline e disse: «Soffia, soffia più forte che puoi!» Sharon soffiò forte forte e 4 candeline si spensero. Soffiò ancora e un'altra candelina si spense. Ora ne rimaneva una sola accesa che brillava intensamente. Sharon prese fiato e... soffiò! La fiamma vacillò ma non si spense. Allora Sharon tirò un grosso respiro e soffiò ancora, e ancora, e ancora, ma niente, La candelina non voleva spegnersi. Provò anche la mamma, ma per quanto soffiasse, la candelina continuava imperterrita a brillare. Allora Sharon chiamò il babbo. Lui soffiò così forte che le vene delle tempie gli si gonfiarono, ma la candelina non si spegneva. Allora il babbo portò la candelina in cucina, ci versò sopra dell'acqua, ma la fiamma non si spense. Ora il babbo di Sharon era proprio arrabbiato. Gettò dalla finestra la candelina, che andò a finire in testa ad un poliziotto che stava passando di lì. A chi si diverte a gettare le candeline dalle finestre? Così tanto, signor poliziotto, sono una bimba così gentile. Non riusciamo a spegnere la candela, abbiamo provato con 800.000 soffi, ma non soffiava. E poi con dell'acqua, ma non si spegneva. Si vede che era una candelina molto, molto insicura. Non si spegne, ma sciocchezze! Buttò la candelina per terra e la calpestò con le sue grosse scarpe. La fiamma fece un buco nelle suole. Irritatissimo, allora la gettò lontano e Sharon le corse dietro. La candelina rotolò dentro ad un negozio. Il negoziante la raccolse e soffiò. Non si spegne! Spiegò Sharon. Non preoccuparti, ci penso io. L'uomo mise la candelina dentro ad una scatola e la chiuse. Le candeline per bruciare hanno bisogno di aria, spiegò. Poi incartò la scatola e ci scrisse sopra per i pompieri. Dopodiché buttò il pacchetto dentro la cassetta della posta. Ecco fatto, disse. In quel momento la buca delle lettere prese fuoco. Intorno ai piedi di Sharon c'erano delle lettere tutte bruciacchiate, ma la candelina, continuava ad ardere. Un carro di pompieri arrivò, frenò di botto e i pompieri spensero il fuoco con le pompe. Sharon era mezza fradicia, ma la candelina continuava a brillare. Sharon gli dette un soffio forte forte, ma non si spense. Stupefacente, dissero i pompieri. Intanto Sharon si era diretta verso il mare e si arrampicò in cima ad uno scoglio davanti al mare freddo ed umido e da lassù gettò la candelina. La candelina cadde giù tra le onde schiumose. Il mare l'accolse e puff, la rigettò per aria e atterrò ai piedi di Sharon, sempre accesa. Sharon sorrise. A dire il vero, non desiderava più che la candelina si spegnesse e decise di portarsela a casa. Stava per incamminarsi quando udì uno scalpiccio e una grossa zampa pelosa si posò sulla sua spalla. Dietro di lei c'era un enorme cane. Dove sei stata? Chiese.
Ti ho cercata dappertutto! Chi sei? Chiese Sharon. Sono il fedele cane dell'uomo sulla luna e sono venuto a prendere la stella. Tutto l'universo sta aspettando questa stella. Oh, non capita mica tutti i giorni che nasca una stella. Quale stella? Ma la stella, insomma... Non sai riconoscere una stella? Come poi sia capitata una stella sulla tua torta di compleanno, guarda, non so proprio spiegarmelo. Afferrò la candelina e volò verso il cielo, sempre più in alto, fino a sparire dalla vista di Sharon. Quella notte, quando le stelle uscirono in cielo, ce n'era una in più. «Cos'è successo di quella candelina che non voleva spegnersi?» chiese la mamma di Sharon. «È lassù!» rispose Sharon indicando un puntino luminoso in cielo. La mamma scosse la testa. «Sciocchina!» mormorò. Fu il più bel regalo di compleanno che Sharon avesse mai ricevuto. E sapete, la candelina stella è sempre lassù, non vuole proprio spegnersi. Mua. Ti è piaciuta? Sì. Anch'io la voglio, una candelina così magica. Tu? Anch'io. Buon pomeriggio, bambini. Salutali. Ciao.